Benvenuti al secondo episodio del reboot di Master and Servant dedicato a Crusader Kings. Io sono Hall e lui lì è Smois, Ciao ragazzi! il Magister. Ho fatto i compiti. Ho visto. Hai visto? Cosa ho fatto durante i compiti? Dovevo prendere creare il ducato, in realtà, quindi prendere una contea. Mi sono messo in testa di prendere Ulaidho, e ce l'ho fatta prima della morte del mio reggente, che ancora non è morto, in realtà è vecchio però. E poi ho preso questa contea qua, che è Tir Chonail, che si chiamerà in qualche altro modo, immagino, non Chonail, come vassallo. Buono, perfetto. E ho la contea, ho il ducato che si chiama Hulaid, cioè prende il nome di questa terra, e non ho capito come mai, ma... È l'Ulster, Sì, cioè è la, è l'Ulster. lingua, in lingua celtica, Ulaid probabilmente, sì, prende dal nome da quella contea lì. Ok. Se vedi c'è Perfetto. anche il Dublin, Sì. che è Dublino, e poi ci sono gli altri. Allora, è andata bene stavolta. Sì, Non è molto andata bene. sempre bene, ma è andata bene stavolta. Sì. Buono. Quindi, cosa hai avuto dubbi? Hai avuto problemi? Hai qualcosa da chiedere Allora, prima ti ho di chiesto qualcosa proseguire? durante il video, forse. Sì. Però non mi ricordo cosa ti ho chiesto. Tu te lo Mi sa che ricordi? mi chiedevi se come mai non riuscivi a prendere il 100% della guerra, mi sa, almeno da quello Ah che mi sì, stai dicendo. in realtà te l'ho chiesto prima dei compiti, Sì. cioè non riuscivo a catturare Ulaid, perché io mi sono ritrovato ad assediare con successo estremo la città, ma rimanevo col 73% di vittoria sulla Sì, guerra, esatto. e E il poi mi motivo hai detto che dovevo distruggere tutto l'esercito è avversario. praticamente ogni guerra, così lo dico una volta, lo spiego una volta e non abbiamo bisogno di ripeterlo più di tanto, è che può essere vinta con una combinazione di assedi vinti e di battaglie. Se sei l'attaccante, puoi vincere al massimo con una certa percentuale di battaglie, il resto deve essere per forza assedi, o devi aver conquistato un territorio. Se sei un difensore, puoi vincere anche solo battaglie. Tu, essendo tu attaccante, avevi fatto un numero sufficiente di assedi e quello andava bene, ma c'era ancora una buona percentuale dei suoi scagnozzi Oddio, che però. ancora viva erano scappati, esatto, in Scozia Scozia. e se ne stavano lì buoni buoni. Sì. Allora, Una cosa, vediamo un sì. attimo, perché forse c'è qualcosa che ti posso chiedere. Vabbè, ho cambiato il Sì. cancelliere. Sì. È morto, quello che avevo ed era ottimo perché aveva 23 di diplomazia. Però Quindi ottimo, sì. è morto, era vecchio. Del resto non è morto nessuno, ho guadagnato un nuovo vassallo e devo metterli tutti in consiglio. Meglio, soprattutto se hanno il pugno alzato, che vuol dire che sono dei vassalli importanti, come questi tre, tutti e tre. Per il momento qualsiasi vassallo tu becchi è importante perché ne hai talmente pochi che vanno per esclusione. Infatti. Ho fatto bene ad annettere pacificamente questa Sì, zona. secondo me sì, hai fatto bene anche perché hai sempre comunque occasione di riprenderla se diventasse problematico. A lui però non hai dato un seggio. No. Oddio, non è esattamente il massimo. Hai un posto come advisor? Ce l'hai un posto come advisor nel consiglio? Cos'è advisor? Vai nel consiglio, nelle pagine del consiglio, vai in My Council e Questo mi manca tutto. vedi che ci sono tre spazi in più. Fino Sì. a tre possono essere advisor, tu non ne hai ancora nessuno. Quelli dipendono un po' dalla tua tecnologia e dal tipo di governo che hai. Peccato perché sarebbe stato comodo avere uno spazio in più. Ti Glielo conviene mettiamo dargli una dentro. posizione comunque e licenziare qualcun altro. Purtroppo la sua caratteristica maggiore è la diplomazia, ma ha solo 9, ho visto. Però sta Sì. per morire, insomma.
No, 52 anni direi che può durare ancora 20 anni tranquillo, purtroppo. Fratellino stai... però ha Intrigo 13, il figlio. Sì, il figlio sarà sicuramente una buona aggiunta come Spy Master, se non muore prima. Quindi ti conviene decisamente dargli il posto da Spy Master e spostare il tuo Spy Master, che anch'esso è un vassallo importante, sotto qualcos'altro. Darlo al figlio? No, scusa, intendevo dire hai ragione, non è ancora tempo per quello. No, lo metterei come cancelliere, perché a 9... addirittura come cancelliere? Sì, a 9. 9 non è il massimo, ma non è neanche così pessimo. Okay. E purtroppo per farlo devi andare nel concilio. Sì, licenziare, ma ti chiedo, sì. Io sto fabbricando qui un claim. Sì, forse ti conviene aspettare di avere il claim. Perché questo è perso altrimenti, giusto? Esattamente. Well, non è che è perso, però 13 contro 9, 9 andrà più lento. Questo è poco ma sicuro. Sì. Questo c'ha il 10% annuale, non è male. Non è malaccio, tutto sommato, considerato tutto. Quello è la cosa. Se vedi se riesci a parcheggiarlo da qualche altra parte, in una posizione che ti interessa di meno, magari come Marshall, se in questo momento non hai troppo bisogno. So che non è il massimo, 16 è ottimo, ma da qualche parte secondo me lo devi mettere. Altrimenti, lo vuoi tenere scontento, avrai meno truppe da parte sua se sei in guerra, ma al contempo se vuole fare una fazione per conto suo e ribellarsi, puoi prendere la contea. Sì. Allora, il mio obiettivo è di trovare il claim qui, su Breifn. Sì, che è una buona scelta. Altrimenti Dublin è un'altra buona scelta, se ti capitasse. Dopo passo lì. Sì. Perché Dublin è una delle, comunque la provincia più grossa, dove puoi costruire più... Quando sarai feudale potrai costruire più roba. E almeno in Irlanda. Sì, praticamente sì. Stai attento perché al sud, a quanto pare, qualcuno si sta per fare la stessa mossa che hai fatto tu. Esatto, questi qua. L'Osage, che era un bambino, è sotto attacco da parte di qualcun altro. Però no, forse non irlandese. No, io ho questo che è il nuovo regno che ho fatto. È il tuo ducato, esatto. E le tre contee. Tre posti, però non ho altri claim per il momento. No, per il momento non hai nessun claim e te li dovrei creare esattamente come stai facendo. Allora, passiamo ai compiti. Sì. Vai su Intrigo. Vedi che ci sarà Adopt Feudalism. Sì. Guarda che quali sono i requisiti, passando sul punto di domanda. Allora, devi avere Absolute Tribal Organization. Come legge. Sì, vado a vedere. Dopo vedremo come fare. Poi devi avere uno Stone Hill Fort in Tribe of Arjalla, nella tua capitale in realtà. Ok. Ci sarà un 300 gold, quindi. L'alternativa a tutto questo è che per matrimonio o per eredità vai ad ereditare uno stato che è già feudale. In quel caso ti skippa tutta questa fase. Quindi il tuo compito per la prossima volta è almeno arrivare ad avere lo Stone Hill Fort in Arjalla. Ok. E questo è il primo compito. Il secondo compito è, se possibile, tentare di creare il regno, e hai due modi per farlo. Il primo è prendere il 50 più 1 province del regno d'Irlanda e creartelo. Credo di sì. Sì, penso di sì, esatto. Qualsiasi tre. Ho fatto dei conti perché volevo arrivare lì. E lì lo puoi creare. Oppure creartelo per conto tuo, ma in quel caso devi avere tre ducati più lungo. Non so se quelle delle due che ti funziona meglio. Io pensavo di andare tramite guerra a provare a prendere piano piano questi punti. Sì. Conta una cosa, l'isola di Man fa ducato per conto suo, quindi è un ducato quasi gratis, e sono irlandesi, se non sbaglio. Ah sì? O comunque sono celtici, questo per esempio è gallese, perché sì, anche nella zona di Galloway e in Scozia, nella bassa Scozia, sono tutti quanti irlandesi o gallesi.
perché sono di origine irlandese, nordirlandese o gallese come, okay, come tribù, non sono pitti. Vedi, questo è gallese come, come zona, se vai sopra ci sono qualcuno che è anche irlandese. Ok. Quindi quello potrebbe essere una buona cosa, perché magari ti prendi della gente che non si ribella contro di te, ti prendi dei ducati relativamente più facili. L'isola di Man è veramente facile in questo momento, per esempio. Però vedi tu, è una via alternativa, ti indico una via alternativa. Ma quindi tu mi dici che l'isola di Man fa parte dell'Irlanda, quindi posso creare il regno con quello? No, non fa parte dell'Irlanda, ma ti dà un ducato in automatico se ce l'hai, e quindi ti può venire utile se ti servono i 3 ducati per fondare un regno diverso dal regno d'Irlanda. Ok. Perché c'è una seconda regola che dice che puoi avere 3 ducati e ti permette di creare un nuovo regno ad hoc, cioè il regno di Ulaid invece di essere il regno d'Irlanda. Lo credo a nulla, non esiste, non è un regno degli Ura. E la più facile è quella di Man, e poi volendo c'è Dublino che con due con te ti puoi fare la 3° ducato e non ti serve prendere il resto, per esempio. Ma con te? Dublino e il Cildara, se non sbaglio, fanno un ducato, come il Breifne e il Connachta fanno l'altro ducato. Ho capito, però se parto da qui quasi quasi mi conviene andare qua. Sì, esatto, e poi farti qualcos'altro. Vedrai, insomma, come ti verrà. Quindi il primo è fare lo Stone Ilfort all'Argialla, il secondo fare il regno. Ok, ti posso chiedere una cosa? Sì. E ho modo di capire qual è la potenza dei miei rivali? Certo. Seleziona una qualsiasi rivale che tu voglia. Tipo questo qua, che è il prossimo? Sì. Seleziona il suo profilo, cliccando sul tondo suo. Guarda in alto a destra, dove c'è l'elmetto. Dov'è l'elmetto? Sotto il mouse proprio. Questo? Il terzo, questo. Okay, okay. Sono 344. Li vedi? Okay. Lo schiaccio. Direi che lo distruggi, sì, decisamente. Okay. Infatti, prova a vedere se per caso vogliono essere annessi, perché se ti vogliono particolarmente bene... Non vuole. Lo so. Offer vassalization? No, ti dice di no. Perché ti dice che non sei il de jure liege, non sei il suo superiore di diritto. E ma quindi, con il claim magari lo divento? No, non è... No, devi proprio avere il ducato, il titolo di duca. Vabbè, e lì, piace, quando sono 2 e 2, non ci puoi fare un cazzo, devi conquistare tutte e due. Beh, vabbè, comunque... Quindi, se l'obiettivo è questo ne ha 300. Sì. Questo ne ha 500. Già di più. Esatto. Poi devi vedere se hanno anche degli alleati, quando gli dichiari guerra, devi vedere. Il mio non è di più di tutti? 600, sì, è la più grossa, decisamente. Gli alleati in relation? No, in pacts. Ha solamente dei non aggressioni, quindi dovresti essere abbastanza tranquillo. Però non si sa mai. Quando dichiari guerra te lo dice sicuramente con certezza. Ok, questo... Perché lì ci sono proprio gli scudetti di tutti gli alleati che intervengono. Ok. Finché ha solo la sposa e la sposa non gli porta in dote nessun patto con nessun regno, è inutile, non gli porta truppe. Ok. E ho visto poi che consigliano a volte, se sei un po' sotto di... se hai abbastanza grana, se sei un po' sotto di truppe, prendere i mercenari, usarli per pulire e poi andare con le truppe. No, non è corretto, non più, perché hanno aumentato il costo dei mercenari nell'ultima patch. Quello che ti conviene fare da tribale, se hai 500 di prestigio e sei veramente sotto di truppe, magari perché sei sotto attacco da qualcuno più grosso, puoi usare nell'intrigo la possibilità di chiamare le tribù. Ah, l'ho visto, è vero. Quello è molto comodo, perché ti danno una marea di truppe, e sono veramente comodi. Ho visto il prestito qua. Sì, volendo puoi prendere il prestito, ma a te i soldi non servono più di tanto in questo momento. Mi e ora che riesci a pagare 350 è veramente, veramente, veramente tosta. Poi li butto fuori. Volendo, se vuoi essere veramente cinico, sì, lo puoi fare. Puoi prendere il prestito e puoi buttarli fuori. Però occhio che perdi un sacco di diplomazia.
Queste qua, 500 prestigio. 2500 uomini, però. Infatti io lo terrei sempre come difesa. Tenta sempre di tenerti vicino ai 500 di prestigio e lo usi come difesa. Quando qualcuno di grosso ti attacca, li tiri su. Il prestigio va su in fretta. Adesso ne ho pagato giusto per fare quel... il forte, no, quello che però cresce, quello che cresce bene, però cresce uno al mese, mi pare. Sì, quindi buono. Direi che questo è più o meno tracciata la cosa. Ok, posso continuare quindi? Sì, bonus se riesci, diventa feudale, magari perché erediti con i matrimoni. Prova a giocare un po' con i matrimoni di tuo figlio, dei tuoi eredi. Con chi? Con la principessa di Francia. Direi che puoi tranquillamente fare un'alleanza con Carlo Magno. Ah, oltretutto, se è principessa di Francia. Scelto bene. Sì, però vedo che è morto suo padre. Devi andare a vedere se puoi fare un patto con chi è l'attuale imperatore. Meglio ancora, seleziona te stesso. Sì. Vai in patti. Se, eccolo, vedi, c'è King of West Francia, Pippin Carling. Sì. Quel bambino, gli puoi cliccare col destro e chiedere se vuoi fare l'alleanza. Però occhio che tu entri in tutte le sue guerre in quel modo. Lui pretende. E lui ne fa tante, mi sa. Esatto, quindi anche quello lo dovresti utilizzare solo quando serve, quando hai un boccone troppo grosso da masticare. È un bambino, finché la moglie di tuo figlio è viva, questo bambino è vivo, tu avrai sempre la possibilità di fare questa alleanza. Ho capito, stai avanti. Ho capito. Ultima cosa. Devo sistemare questo, quindi, quando finisco il claim. Sì, quando finisci il claim ti conviene sistemarlo, anche perché ti dà più truppe. E basta, l'ultima cosa, se riesci a diventare feudale in qualche altro modo, magari perché erediti il regno di Francia per buco di culo, no, non è vero, devi giocartela bene in quel caso. Sì. Il modo migliore è, per ereditare un territorio feudale, è maritare tuo figlio alla figlia, a una tizia senza figli, che è già duchessa o contessa o quel che è. E in quel caso l'erede di tuo figlio erediterà tutti i titoli, compresi quelli della madre, che sono feudali, e a quel punto diventa tutto feudale. Perché, ma questo qui dovrebbe essere erede del Ducato di Orléans. Per esempio. Quindi, in teoria, il figlio di tuo figlio, che sarà in teoria il tuo prossimo futuro... esatto, dovrebbe essere anche ereditare da sua madre il Ducato di Orléans. Però devi... No, per ora no, perché lei non ha ancora ereditato ed è ancora viva. Devi sperare che il duca di Orléans muoia. Se clicchi sopra la moglie di tuo figlio, sì. Devi andare a vedere chi è il duca di Orléans. Clicca sullo scudetto blu che c'è sopra, fra i suoi claim. Questo, no. Aspetta, no, questo. Fra i suoi claim. Sì, vai. Ah no, quello è un claim addirittura sull'impero di Francia. No, dovresti andare a vedere chi è il duca di Orléans e sperare che crepi. Conte di Orléans. Conte ha un erede, ma non è il duca. Ah, ok. Però ha un erede. Però lei è erede del Ducato di Orléans. Quindi vuol dire che c'è qualcuno che ha il Ducato di Orléans che sta per scappare. Che probabilmente, te lo dico io, è il re di Francia. Ma è il re di Francia? Secondo me è lui il Duca di Orléans. No, non lo è. Boh, c'è qualcuno che è il Duca di Orléans che sta per schiattare. Probabilmente, spero. Devi andare a cercare nei titoli, ci sono tutti quanti i titoli, puoi andare a cercare, c'è uno dei tool sotto la mappa, sotto la minimappa. Duca Orléans, qua. È l'ultimo, no, sì, eccolo lì. Qua? Ok, sì. Questo, Pepino. Esatto, è lui. È lui. Lui è il Duca di Orléans. Infatti, avrebbe. Se schiatta, io prendo, ma non prenderò mai perché lui è giovane e farà un figlio. No, no, mandagli qualcuno ad ammazzarlo. Hai l'intrigo? Cazzo, usalo, no? Vai, ma è quello di alleato questo. La moglie di tuo figlio ereditare l'impero di Francia, sembra una brutta cosa? Vai. Lo faccio subito. Vai. Certo che lo fai. E poi paga, prendi un prestito dai gesuiti e inizia a pagare la gente.
Tutti quelli che hanno la mano gialla ricevono soldi in cambio di partecipare, perché altrimenti sarà troppo basso. Inoltre, manda a Parigi il tuo spy master con una delle missioni, quella che aumenta il successo del plot. A Parigi? Sì, quando potrai, perché adesso non puoi. Ma non a New Orleans. No, vado dove lui. A Parigi. A Parigi. Quindi io mando lui Parigi. A Parigi, okay. Certo. Se questo schiatta, io eredito... La moglie di tuo figlio eredita tutti i suoi titoli che dovrebbe ereditare, tranne l'impero. L'impero viene diviso, da quel che ho visto, però guadagni ducati, conte, roba del genere. Tuo nipote sarà l'erede di tutta quella roba. Capisci come funziona con gli intrighi e le matrimoni? Capisci gli Asburgo? Ecco, questa è una side quest, ci farei sapere come andrà. Tienilo monitorato. Vi farò sapere. Va bene, dai, direi che siamo andati anche troppo sì, lungo. Troppo oltre, esatto. Grazie mille. Figurati. Ci vediamo per i compiti. Grazie a voi per averci ascoltato e seguito. Ciao.